Bentrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento nella nostra rubrica Nutrizione e Benessere, l'ultimo per quanto riguarda questa stagione. E siamo appunto in prossimità dell'estate, quindi sicuramente c'è una grande voglia di mare e di vacanze. Quest'anno probabilmente ancora di più dopo tutte le vicissitudini che abbiamo attraversato a causa della pandemia. Quindi d'estate sicuramente avremo occasione di trascorrere maggior tempo anche fuori dalle nostre abitazioni per poter fare magari delle tavolate anche con amici e parenti, ovviamente seguendo sempre quelle che sono le indicazioni e le regole che dovremo in ogni caso continuare a seguire, ma diciamo con un maggiore ottimismo anche grazie a progredire delle vaccinazioni. L'estate, come detto, è appunto la stagione delle vacanze, ma anche un momento buono per poter curare la propria alimentazione e anche per poter fare magari maggiore attività fisica. Questo vale per tutti e sebbene siano delle cose che dobbiamo fare comunque durante tutto l'anno, diciamo d'estate magari si ha maggiore possibilità di poterlo fare in concreto e soprattutto per quelle persone che magari hanno risentito di più delle vicissitudini appunto legate alla pandemia. D'estate cosa succede? Si rallentano un po' tutti i processi digestivi, aumenta la sudorazione, quindi la prima cosa da fare è mantenersi idratati, appunto per evitare la disidratazione. Quindi è necessario bere soprattutto acqua, almeno 2 litri di acqua al giorno, non solo quando si ha sete, ma durante tutta la giornata, proprio per evitare la disidratazione. Questo vale ancora di più, per esempio, per i bambini e per gli anziani che sentono meno il senso di sete. E oltre all'acqua, che ricordiamo, evitiamo di bere fredda per evitare le congestioni, ma oltre all'acqua possiamo consumare anche dei frullati, dei centrifugati, degli infusi o delle tisane fredde, mentre è meglio evitare sicuramente bibite gassate, zuccherate o alcoliche. E vale la pena ricordare sempre anche di sfatare il luogo comune secondo cui d'estate più beviamo e più si suda. Non è assolutamente così. Come detto, d'estate diminuiscono i processi digestivi, si consuma anche meno energia, quindi è bene regolare le calorie che andiamo ad ingerire. E proprio perché diciamo, la digestione rallenta, è bene orientarsi su dei pasti più freschi, leggeri, evitando invece quelli che sono gli insaccati, i formaggi molto grassi, le salse, gli intingoli molto elaborati, orientandoci invece verso insalate di pasta o di riso integrali, dei piatti unici a base di cereali con legumi e verdure, senza dimenticare, come sempre, il pesce azzurro, le carni bianche e condendo il tutto con olio extravergine d'oliva aggiunto a crudo. E fondamentale sono anche le 4-5 porzioni di frutta e verdura che dobbiamo consumare ogni giorno. E questo ovviamente anche per evitare la disidratazione che dicevamo prima e quindi reintegrare quei sali minerali, quindi potassio, magnesio, sodio e vitamine come la vitamina A, le vitamine del gruppo B, la C e la E. Altre cose sicuramente da evitare il sale e anche non mantenere la corretta catena del freddo per quanto riguarda gli alimenti che invece ne necessitano, quindi per mantenere la corretta conservazione di questi alimenti. E ogni tanto, quando è giusto consumare anche un dolce o comunque ci va un qualcosa di fresco, possiamo sicuramente consumare un sorbetto alla frutta o una granita. Ovviamente d'estate è anche il tempo dell'abbronzatura e quindi anche per quanto riguarda l'alimentazione ci sono degli accorgimenti, comunque degli alimenti che la facilitano. Ovviamente sono tutti quegli alimenti di colore che variano dal giallo al rosso e quindi sono ricchi di beta-carotene. E quindi melone, le albicocche, ma anche i pomodori e così via. E ricordiamo però che ovviamente
Il beta carotene ci aiuta nella colorazione dell'abbronzatura, quindi ci dà una pelle con una colorazione più vivace, però non ci protegge ovviamente dai raggi solari, quindi dall'esposizione ai raggi solari, e quindi abbiamo necessità, magari chiedendo consulto al dermatologo sempre, di delle creme solari adatte, evitando ovviamente, come sempre, come ripetiamo spesso in questi periodi, di esporsi al sole nelle ore più calde e così via. Per quanto riguarda il colore degli alimenti, ecco, è una cosa importante quella di fare sempre una maggiore scelta tra i cibi, quindi variare il più possibile, perché ovviamente più colori dei cibi andiamo a consumare, e maggiore è l'apporto in sostanze protettive che acquisiamo, come per esempio le sostanze antiossidanti, quindi i polifenoli e così via. Bene, io per ulteriori approfondimenti vi rimando sempre all'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Come detto all'inizio, questa è l'ultima puntata di questa stagione, quindi mi corre l'obbligo di ringraziare innanzitutto tutti i telespettatori che anche quest'anno, per una rubrica che va avanti da 5 anni, in effetti hanno dimostrato ancora una volta tanto affetto e tanto interesse per questa rubrica. Quindi il ringraziamento principale va a tutti loro. Però vorrei anche ringraziare tutti i ragazzi di Cilento Channel, il direttore Gianni Petrizzo, la direttrice Raffaella Giaccio, che ha avuto, diciamo, l'idea iniziale di questa rubrica, e ovviamente gli operatori Andrè e Jerry, senza i quali in effetti questa rubrica non potrebbe andare in onda. Quindi grazie veramente a tutti loro. E quindi non mi resta altro che augurarvi una buona estate, e ci vediamo presto sempre su Cilento Channel. Ciao!